Onorevole Semenzato, è di oggi la presentazione di una proposta di legge a sua firma per l'educazione finanziaria nelle scuole. A partire da quale livello e che cosa prevede in questo corso di studi? Lei sa che il tema fondamentale della mia commissione è la violenza economica, l'indipendenza economica e il lavoro. Io ritengo che proprio come sollecitato dal decreto competitività, il tema di educare cittadini e cittadine consapevoli sui temi finanziari sia un punto di partenza proprio anche per combattere la violenza di genere. Non penso ci sia un ordine di grandezza. Io fin dalla giovane età, per cui per me dal primo grado di indirizzo scolastico, parlare attraverso l'oggettività dei numeri per combattere la soggettività della violenza economica ritengo sia un percorso virtuoso. Una legge che inserisce proprio nel sistema dell'educazione civica il rispetto alla violenza contro le donne. Raccontava un aneddoto prima in conferenza stampa, lo diceva divertente ma significativo, perfino la paghetta che viene data dai genitori ai bambini varia a seconda del sesso del figlio, i maschi prendono di più. Esiste uno stereotipo di genere anche un po' negli equilibri familiari, indirettamente perché magari nell'economia della famiglia non c'è uno stereotipo vero e proprio, però anche questa riflessione fa capire che magari l'approccio all'economia è diverso tra generi. Su questo secondo me dobbiamo fare una profonda riflessione, che è anche una profonda riflessione di consapevolezza femminile, cioè quello di approcciarsi alle materie economiche e finanziarie, di chiedere, di intervenire anche sulla nostra economia, una donna su tre non ha il conto corrente, di capire anche che cosa sono i nostri contratti, le nostre buste paga e i nostri processi di carriera. Penso che una maggiore consapevolezza deve essere anche al femminile.